capitolo che si chiama appunto Inferno 28, che è una, diciamo, trasposizione, direi, allegorica del canto. Il numero dei giri delle palle che si avvitano nell'aria è costante e mantiene perfettamente immobile l'elicottero da combattimento Cobra 240, a circa 20 metri dal suolo. Il rumore assordante è rotto dal contrappunto della mitragliatrice da postazione. Una prima raffica, pausa, una seconda raffica, pausa. Le raffiche dei proiettili all'uranio impoverito si fanno continue fino a tacere all'improvviso. Ai comandi, il sergente Charlie, che inserisce il pilota automatico prima di mettersi dietro la mitragliatrice. La sequenza dei colpi colpisce il bersaglio come una condanna ed esplode nella carne viva dei condannati che cercano di fuggire. Qualcuno si ferma a raccogliere i pezzi di carne sparsi per terra. Qualcun altro si sdraia, sperando di non essere colpito. I più corrono indolenti verso il muro di cinta del carcere. I proiettili si fanno strada nei corpi con precisione chirurgica, prima di esplodere. A un condannato gli si stacca di netto la testa, che raccoglie immediatamente per guardare la strada come una lanterna. Ad un altro saltano le braccia e gambe, costringendolo a rotolare nel sangue e proseguire così la corsa. C'è chi è squartato dalla gola al pube e continua a correre, tenendosi in mano l'intestino mentre perde merda dal culo. C'è chi raccoglie pezzi di corpo non suo per adattarlo alla corsa. Occhi svuotati, gole bruciate, testicoli sfracellati, lingue mozzate, crani spaccati. L'azione dura pochi minuti. Poi Charlie si rimette ai comandi del veicolo e compie il giro di ricognizione. In tutto 16 km perimetrali. Ogni volta che si imbatte in un trappello di fuggitivi, ferma l'elicottero, aziona il pilota automatico e completa il lavoro. Finito il giro, riposiziona l'elicottero sulla linea di partenza, ricarica il mitragliatore, le pale girano a velocità costante, si avvitano quel poco da tener fermo il veicolo. Finita la procedura, il sergente Charlie si mette in ascolto, in attesa di ordini. Qui Charlie, qui Charlie. Charlie, mi senti? Forte e chiaro, signore. Ci sono novità, signore? No, Charlie. La missione continua. Tutto bene? La musica è perfetta, signore. Lo strumento ha un gran ritmo, signore. Bene, Charlie. Ci sentiamo al prossimo giro. Chiudo. Riposto il ricevitore, Charlie controlla l'orologio a infrarossi. Allo zero digitale di ogni ora il giro ricomincia. Il grosso dei condannati lo falcia stando fermo. L'operazione occupa al massimo i primi 5 minuti, poi si mette ai comandi e si rovescia per cacciare i dispersi. Nessuno scampo per i condannati. La precisione è matematica. I raggi del mirino indicano sempre la verità. Sono migliaia ogni turno a inondare il campo di sangue che previdenti canali convogliono verso il pozzo comune, un buco di 12 metri di diametro che precipita nel nulla dal centro del campo. Alla fine del turno i condannati si rialzano, ricompongono alla meglio il proprio corpo e ricominciano a correre. Charlie aspetta con pazienza che compaiano e che compiano tutto il giro del campo. Non ha fretta mentre fuma quella robaccia, che illumina appena il viso striato di nero per non farsi riconoscere. Qui Charlie, qui Charlie. Charlie, mi senti? Forte e chiaro, signore. Ci sono novità, signore? No, Charlie, la missione continua. Tutto bene? La musica è perfetta, signore. Lo strumento ha un gran ritmo, signore. Bene, Charlie. Ci sentiamo al prossimo giro. Chiudo. Riposto il ricevitore, qualche volta Charlie si mette a cantare. È sempre lo stesso ritornello, quello dei Marines aereo corazzati a cui piace tanto l'odore del napalm e tutto il resto che sa di vittoria. Poi si rimette al posto di combattimento e ricomincia a suonare il suo infernale strumento. Dall'alto dell'F-16 di controllo il campo evidenzia la sua struttura ottagonale, il campo di baseball e quello di basket. Il sibilo dilaniante dell'F-16 che sorvola il campo è preceduto da un sordo boato che sbuca all'improvviso dall'orizzonte. Dura qualche secondo, il tempo di scattare qualche immagine di controllo. Il lavoro non ha mai fine, non deve finire, canta Charlie. Mai e poi mai, senza il gusto della vittoria. Che lo sappiamo che Dio è con me. È Lui che giudica, è Lui che punisce. Io sono soltanto un fragile strumento nelle sue mani.
Il Cobra 240 in forza ai Marines ha un'andatura lenta e oscillante, come a voler guidare e correggere la direzione della mandria umana. Una specie di danza al ritmo di raffiche. Ehi, Charlie, come vanno i bastardi? Bene, signore, tutto sotto controllo. Sei stanco, Charlie? Mai stato così bene. Ti ho mandato il cambio, Charlie. Sarà lì tra qualche minuto. Grazie, signore. Le pale dell'elicottero continuano a girare. Una vite senza fine le aggancia al cielo. L'aria trema nell'attrito. La percussione rintrona il paesaggio che nel buio si appiattisce, come un animale nel deserto, da cui s'osserva la legge che predice il contrappasso.